Siamo al quinto giorno di scavo circa e la situazione è veramente molto interessante. Ormai abbiamo liberato circa metà imbarcazione, metà nave e appaiono anche resti del carico. Innanzitutto sono apparsi altri tre tubuli fittili, quei vaulting tubes che avevamo già individuato l'anno scorso, elementi cilindrici con una piccola appendice forata che viaggiano, intesi spesso come carico secondario, sempre con queste africane, con queste anfore prodotte nella Tunisia settentrionale, la forma africana terza che ci ha permesso di datare il relitto, il naufragio tra la fine del III e gli inizi del IV secolo a.C. Poiché questi tubuli sono stati trovati diciamo alla base del paramezzale, in linea con l'appendice rivolta verso poppa, due di loro infilati l'uno nell'altro, si è avanzata l'ipotesi possa trattarsi dei resti di una conduttura che era quindi sul fondo della stiva. Certamente è un'ipotesi tutta da verificare. I nuovi tre tubuli apparsi sembrerebbero in qualche modo avallarla. Oltre ai tre tubuli vengono fuori anfore dello stesso tipo di quelle trovate già nel 2007, venne recuperata in quell'anno, in quel saggio, un'anfora integra della forma africana terza. Ebbene, ne abbiamo altri tre esemplari frammentati, schiacciati dal crollo delle sovrastrutture dell'imbarcazione. Ed è una cosa eccezionale perché nei relitti spiaggiati a questa bassissima profondità, così vicini alla costa, il carico di solito non si trova perché è sicuramente recuperato già in antico, no? L'imbarcazione veniva ovviamente spogliata di tutto ciò che poteva essere utilizzato o riutilizzato. Ma in questo caso invece troviamo anche resti del carico, che sembra a questo punto è evidente, un carico omogeneo per un commercio di linea dall'Africa settentrionale alle coste italiche, alle coste adriatiche o forse anche verso l'Egeo.